Abbiamo pulito un po' la scrivania, perché Sì, le prima ultime volte c'era un casino su. o poi. Per far vedere un po' di pulizia. Che soffia. Bentornati! Oh, ci siamo persi settimana scorsa. Eh sì, siamo stati fuori, abbiamo fatto un corso di aggiornamento. Perché? In realtà era una visita medica. Hanno detto nulla da fare. L'ho accompagnato Mi perché ha lui, eh accompagnato sì, ho dovuto accompagnarlo perché non sta tanto e bene ho di detto testa. insieme a chi eri? Ero insieme a Raffaele. Riprenditi. Riprenditi, Raffaele, Sì, riprenditi perché. eravamo insieme a fare questa visita medica, non siamo passati. Hai fatto caso, c'ha la maglia del pigiama. Ma Hai che ci vuole? visto? Moe si è alzato poco Si è fa. appena alzato perché dovete sapere che dietro c'è un divanetto, dietro c'è un divanetto. C'è una stanza, lui C'è una vive sta, qui, vive lui qui, vive vive qui, qui. lui per questo fa il regista di tutte le trasmissioni, perché lui in realtà vive qui dalla mattina alla sera, lui sta qui, scende giù al forno giusto per andare a prendere un pezzo di pizza, va a scuola la mattina perché deve andarci per forza, ma poi passa qui la giornata. Lo trovi proprio là, seduto su quella sedia. Sì, seduto in quel caffè, io non pensavo a Perfetto, te. bellissimo questo riferimento. Siamo tornati quindi a Vince e Vince, il nostro programma di intrattenimento di Oggi è sannicandro.tv. giovedì, Volevo come dirlo, come sempre, è sempre, certo, live, il certo. giovedì live, in diretta. Live, si scrive live. Live e meet. Partiamo subito, altrimenti facciamo 3 ore di programma. Partiamo subito. Partiamo, da che cosa partiamo? Da Dalle Raffaele, immagini. cosa ci vuole far vedere? Sì, tanto decide tutto Vai lui, Raff, ormai fa decidi tu. tutto lui. Ah, un Pablo Picasso, ma c'è Pablo Picasso su Su Facebook? Facebook? Non lo so, non siamo Eh sì, c'è amici. scritto Pablo Picasso. In realtà volevo solo dire che il mio nome per intero è Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Nepomuceno. Maria de los Remedios Cipriano della Santissima Trinità Druizzi, Picasso. Questi sono i nomi. E poi c'è Giovanni Verga, lo E certo, perché scrittore. tra di loro poi ovviamente si Sono tutti rispondono. amici. E E fa. Macarena, Macarena, olè! che batti il testo di Macarena è più o meno simile, no? Francisco Goya ha scritto: invece la carta d'identità ti hanno dato una cartina geografica. Esatto. Francisco Goya. E poi Manet. Edouard Manet dice: comunque ha più senso dei tuoi quadri. Ma infatti era un Cioè, po' ma astratto, che quadri cubista. faceva Picasso? Non so, c'è la parte del cubismo, Faceva dei qualcosa quadri di tutto. casso. Sì, proprio a casso. E poi il commento di Pino in breve, che Fida. sarà legato a qualcosa, non so, di fisico, forse non so. Fidati, meglio lungo. Ma tu l'hai visto? Ma hai visto che faccia ha Pipi nel breve? La barba è. Che cosa è il breve in Pipino? Non lo Il so. nome? Non so, forse. Perché dice lui, dice giustamente Pipino il breve, dice fidati, è meglio lungo. Cioè, a che cosa si riferisce? Messalina e Rocco hanno messo mi piace questo Ecco, incrocio. vedi, quindi a che cosa è Uscio. riferito fidati, meglio lungo? Fa commenti oscini Pipino il breve. Lo segnaleremo a A Facebook. Facebook, Pipino, non benissimo. devi fare questi commenti. Pipino, ti faremo chiudere l'account, sappilo. Andiamo avanti, Raffaele, andiamo avanti. Andiamo avanti per non andare indietro, ovviamente. Che succede Ecco qua? qua. Giustamente, Qualcuno. scusa, se tu vedi un leone per strada, Sì. cosa pensi? Qualcuno ha iniziato una partita Jumanji. Raffaele, tu hai visto il film Jumanji? Veramente? Ha detto di sì, Ha detto perché di sì. molti No, non non lo possono vedono. vederlo. Ha Ha detto detto di di sì. sì. Voci dicevano che dovrebbe uscire Jumanji 2, Sì, ma non sappiamo se sono voci ufficiali o tecniche. tra l'altro senza Robin Robin Williams, Williams. Non c'è più, non è un non c'è Jumanji più. vero, È non vero, è un è Jumanji vero, vero, eh. Ciao è vero. Lì, Robin, infatti, tu che ci usciva. guardi, tu che ci guardi. C'era. Dillo. Se tu che ci guardi, metti mi piace, no? Metti mi piace alla nostra pagina Infatti, in di Jumanji Facebook. usciva un leone a un certo punto. Nella giungla Sì, dovrei stare finché un ma sta. 4 o un 8 non Non compare. compare, però il leone stava, mi pare, soltanto nell'appartamento, suonava il pianoforte, lì stava sul letto, Sì, stava in nell'appartamento, quella cioè, e stava stanza nella casa, mi chiusa. pare fuori non usciva mai.
Comunque, vabbè. Se vedete un leone per strada, il motivo è che qualcuno ha iniziato una partita a Jumanji. A giocare a Jumanji, vabbè, ci fa molto piacere. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti! Vai, Raf! E niente. Ecco. Che lavoro fa tua moglie? Insegna. In una scuola? No, si appende sopra i negozi coperta da neon. Fa l'insegna! Cioè, uno dice, che lavoro fa? Insegna. Cioè, voglio dire, insegna a questi due significati. Insegna, e che può insegnare, quindi può essere una maestra, una professoressa, oppure... Ma nemmeno, perché se faceva la maestra avrebbe risposto, insegnante, che lavoro fatto a moglie? Fa l'insegnante, cioè no, insegna. Si appende coperta da neon, questa non è la particolarità, quindi... coperta da neon, eh. E niente, dice, qui il negozio, qui l'ingresso, ci dobbiamo appoggiare sopra, cioè, aspetta, ci metto anche il telefono sopra. No, niente. L'hai messo sotto il telefono. Non funziona. Vabbè, comunque. E quindi, se volete un'insegna particolare, riferitevi alla moglie di costui. Di questo signore con lo sfondo giallo. Chiameremo in modo amichevole Matteo. Ok. Così. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Oh, questo è forte, perché qui adesso vediamo un foggiano a vedersela con un incrocio. Sì. Cioè l'incrocio per un foggiano. Sui manuali di scuola guida, queste qua li avete visti migliaia di volte, questi incroci qua così, per farti capire la precedenza, come funziona. Un foggiano la va a interpretare a modo suo. Diciamo, ti dico io qua realmente, non è il libro che prima passa, poi passa a B. No, vediamo bene il foggiano come se la cava in questo incrocio. Partiamo dalla H, che è quell'auto rossa. Sì. Passa sgommando con il freno a mano. Ecco. Eh sì. E se ne va a destra, e quindi passa H. Dopo c'è D, eh sì, che D bestemmia i morti di H. All'anima do quadra D. Esatto, perché ovviamente... Molto però. Sì, perché D, stando sulla stessa corsia, diciamo, di H, rischiava di incidentarsi con H, no? Che tu esci di colpo, poi sgommi col freno a mano, giustamente D si spaventa. Sì, giustamente. Quindi, quindi D, bestemmia i morti di H. B, l'auto verde, non si pensa, c'è un errore forse, non pensa a nessuno. Braccio fuori dal finestrino e bestemmia H e D e passa per primo. Ma stisce, ci fai sto, metti la prima Addirittura passa frega per prima. H e D, ecco, vedi, ah, okay. Man mano che si evolve l'incrocio, quindi H passa il freno a mano, D bestemmia a H, auto verde bestemmia tutti e due e passa per prima. Passa per prima. L, l'auto gialla, si sta per parcheggiare in quarta fila, cioè ha fatto come amore e piace, mi trovo in quarta fila, quattro frecce che per il codice della provincia di Foggia, cioè, significa posso fare tutto, posso andare contro mano, posso fare tutto, ho le quattro frecce accese. E parcheggia in quarta fila perché la quinta è già occupata. Si ripete un posto in quarta fila e quindi parcheggia in quarta fila. Funziona così, sapevatelo. Hashtag sapevatelo. Hashtag sapevatelo. Bene, andiamo avanti. E questa mi pare l'ultima immagine. Un tale Giambattista, è stato coperto il cognome... Dice, ma quando un messicano mette in ginta una connazionale, dove scappa? Qual è il Messico dei messicani? È giusto, perché, come si dice spesso, quando qualcuno fa qualcosa che non deve, se ne scappa in Messico, perché lì è la patria dei, cioè uno di chi si vuole rifugiare, tra se in ne Messico, va cioè, in questo modo di dire, andiamo in Messico. E quindi io sto chiedendo, ma quando un messicano invece mette in ginta una dove va? Cioè, dove scappa? Se già sta in Messico, giustamente. Allora Emilio Agresti suggerisce che non so che immagini di profilo abbia. Cos'è? Non si capisce. Non so se è un ciccione, non so. Misto. Non lo so. Mandateci un WhatsApp, un Telegram. Comunque ha ricevuto 1141 mi piace. Sì. Ecco, spiegate le origini del Nuovo Messico. Che quindi ci sarà, esatto, perché c'è il Messico e poi c'è il New Mexico. Il New Mexico è appunto... riservato ai messicani che mettono in ginta le loro connazioni e vogliono scappare, vanno in New Mexico. Quindi il New Mexico vanno in Messico. C'è questo scambio etico di messicani. Di messicani.
con un muro di Trump forse non avverrà. Ma va bene, ma va bene, ma va bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Cronaca. Rissa tra anziani finisce con le dentiere rotte. Gennaro Fusco dice: guardo cantiere, spacco dentiere. Esatto. Ma che è quella classica frase del rumeno, no? Io guardo cantiere, spacco dentiere. E c'è rissa tra anziani finisce con le dentiere rotte. Eh sì, perché quelli poi... sì. Cioè, bellissimo. Come, io non so, io vorrei... la vorrei vedere live, una rissa tra anziani. Una rissa tra anziani, davanti al cantiere, tra l'altro. Allora poi, sì, giustamente, perché lì sarà capitata. Sì. Mettono un cisto di cemento in più, no, ma dacene uno due. No, ma tu vuoi che sape meglio di me. Io guardo i cantieri da 10 anni. E io sono 12 anni che guardo i cantieri. Una volta hai pure messo, hai pure lavato un cisto. E allora, giustamente, poi il detto è guardo cantiere, spacco dentiere. Giustamente. Andiamo avanti. Ancora. Questa è presa dalla pagina di Vodafone Unlimited. Ha condiviso una foto. Che foto ha condiviso? Questo qua è il cantante Sergio, che è stato a Sanremo. Infatti nel post dice: vai Sergio, sei un vero big heart. In bocca al lupo, Sanremo 2017, e poi l'hashtag Power to Sergio. Che la Vodafone sponsorizzava Sergio a Sanremo. Sì. È un bel ragazzone, quinto un pezzo, no? Sì. E allora Luca Piras, non sappiamo il motivo, ha detto: ora capisco l'importanza di una TV a 50 pollici. Ecco, perché uno giustamente deve contenere. Contiene, perché nella TV a 50 pollici tu vedi tutta la magrezza di Sergio. Cioè, sì, ti rendi conto che è veramente magro Sergio, mentre lo vedi grassone, quindi in realtà non è grassone, dipende dalla TV. La TV, che se tu te lo vuoi guardare magari nel monitor del computer a 17 pollici o a 19 pollici, grazie che lo vedi grande. Poi, in realtà non TV è grande. 50 pollici. Ti rendi conto che... C'entra. Giusto. Eccolo qua, vedete? Raffaele l'ha ingrandito, sì. Sergio. Quella camicia sarà XXXXXX 2 2 2 XXX. Scommettete sulla 8X di Sergio, potete vincere ricchi premi. Andiamo avanti. Giustamente, no? Il ditone del piede, come si dice? Ditone alluce. Invece il dito subito dopo? Non lo sapevo, ma si dice, quando pare, illice. Illice. Poi c'è il trillice, pondolo e... Mellino. Mellino o mellino? No, mellino. Quindi... Jenny Graziano dice... Quando sbatto lo spigolo col mellino, viene giù Gesù Bambino. Fa male sbattere. Cioè, quando sbatti con il mellino, appunto, vicino a un angolo, una scala, un qualcosa, butti giù tutto il paradiso, perché poi il dolore ti fa. Viene giù questo effetto, quindi viene giù. Ha fatto fare la rima con: quando sbatti lo spigolo col mellino, viene giù Gesù Bambino. E va bene, è questo, è verità, non bestemmiate, ma è verità. Vai Raff, che succede qui? Qui dice, non leggo niente, oggi mi sono caduti 5 euro nel water, mi faceva schifo andarli a prendere, così ho chiesto a mia madre, che però si è rifiutata. Allora ho preso 50 euro dal suo portafoglio e li ho buttati nel water. Adesso voglio proprio vedere se non li va a prendere. Quindi proprio gli lancio una sfida. Allora ti butto 50 euro tuoi, così vediamo se li vai a prendere. Magari la mamma andava a prendere solo i 50 euro suoi e i 5 euro li lasciava. Sì, magari si prendeva anche i 5 euro del figlio e se li portava lo stesso. Probabilmente, quindi sì. Quindi non sappiamo come è andata a finire. Nicola Galendino ha fatto notare, giustamente, no? Dice: quando il commercialista ti dice di scaricarli, però tu fraintendi, perché effettivamente aveva detto: no, li puoi scaricare,
Puoi scaricare. E lui nel water. Nel water le ha scaricate. Ha capito male. Non in quel senso. Esatto. Ma scaricare dalle tasse. Esatto. Non dal water. E ha fatto questo sfregio così alla mamma, 50 euro buttati là. Ma questo tipo avrà qualche problema. Ha qualche problema. Forse non qualche, ma molti. Andiamo avanti. Oh, eh sì, giustamente voi state in aereo, questo signore qui che vedete, l'anzianetto, no, ha fatto un selfie, vedi, si è fatto in selfie. E ha la faccia un po' tesa, un po' preoccupata. Sì. Perché? Perché l'uomo accosto a lui, quindi mi riferisco al commento di Claudio Sonni Berardi, dice: è come trovare Leonardo DiCaprio su una nave guidata da Schettino. Il tipo a fianco a lui è il protagonista di Lost, quella serie TV che hanno avuto un ammainaggio. Eh sì, l'aereo che precipita. Ammaraggio. Non parlo bambera, ma così. Praticamente è una serie TV dove questi personaggi, diversi personaggi, erano su un aereo, l'aereo ha avuto difficoltà, è atterrato su un'isola deserta e ci sono successi tanti casini. Mi sei capitato due volte in quella serie TV, non so, perché poi sono tornati sull'isola, poi non voglio fare spoiler a chi non l'ha vista. Però ovviamente, giustamente, come dice Claudio, è come se tu stai cercando DiCaprio su una nave guidata da Schettino, cioè hai il presentimento che la nave possa affondare, la nave, e quindi paura che l'aereo possa precipitare. Ha fatto la foto, ecco perché detto. Quel signore, le vedete come la mamma, voi infatti se lo guardate proprio bene, guardate che faccia che ha. Sì, cioè aveva i capelli quello là, quando è salito, ha perso i capelli. Li ha persi, se li mangia di quella fianco. Ah, per quel motivo che ha perso. No, non so, ma l'attore comunque è ben piazzato. È abbastanza piazzato. Sì, forse come Sergio, ci vuole un 50 pollici. Ci vuole un 50 pollici, esatto. Anche 52. Raffaele, cosa ci propone adesso? Due. Ah, i video. Quindi ci guardiamo Mastica. Il primo video. Mastica. Vai col video. Yeah. Carta di credito! Chiamate, datemi 10 minuti in più, perché non se può disgraziati, ve possa piana colica, una cacarella a vento a fischio. Allora, cucciola, cosa vuoi sapere sul tuo nobile papà? Chiarissimamente! Da 1 a 10? Come? Da 1 a 10! 8! Cucciole mie! Ciò non vuol dire che papà non ha infilato il suo zufolo in altri lochi, ma non ha creato altri figli. Che siete morti? Yeah. Benvenuta cara, grazie di aver chiamato. Allora, benvenuta cara, grazie di aver chiamato, grazie di essere qui. Come devo porgere la domanda alle carte? In che modo? Guarda con quanta chiarezza cerco di venirvi incontro a tutte le pippe e i ditalini mentali che voi dolcemente avete. Allora, che vuoi sapere, cucciolina? Pierre, lo puoi fare un giro generale? Allora, io non parlo in turco, ancora no, ma presto lo faremo, tanto con voi è uguale. Precisa la domanda, quante volte ve lo devo dire? Cosa vuoi economica. Sapere in diretta? C'è buona pazienza. Pronto, cucciola? Pronto? Sto qua. Ma che cazzo vuoi sapere da cartomante? Un giro sui soldi, se andrò meglio sui soldi. Mamma mia, cucciolo mio, penso che a te servirebbe un buon analista, un buon psicologo, perché da quello che sento sei troppo fuori fase, eh? Non si vive così, cucciola, fatemi aiutare dall'analista, dal psicologo, lo passa anche tranquillamente lo Stato, insomma datevi da fa, non potete essere così rimbambiti. No, ci sono dei problemi. Lo so, ma chi è che non ce l'ha, cucciola? Non è che possiamo continuamente suicidarsi inconsciamente, così in se campa. Certo, se non avete un ottimismo interiore, che cazzo campiamo a fare? Pure il Papa dice sorridete, cavirete, sorride, e namo. Pronto? 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 Gioia Pronto, mia, sento una voce strana, ma chi è? Pronto? Mi sente, pronto? Ecco, mo te sento, pronto? Allora, devi essere molto creatura molto chiara e limpida. Mi hai chiamato, ti ringrazio.
Cosa vuoi sapere tu da me? L'amore, quando sei nato tu? Quando sei nato tu? 4 401 93. Allora, 4 gennaio? Abbassa il televisore! Carta di credito! Che personaggio! No, adesso, durante la proiezione di questo video che stavamo seguendo in modo molto interessante, parlavamo di dicendo, ma è possibile che c'è ancora gente che va dietro a queste cose qua? Boh. Però questo è una persona, cioè è un personaggio, hanno chiamato. Questa qua, vabbè, un personaggio particolare perché praticamente si arrabbiava. Buonasera, da dove chiamate? Però, insomma, andare dietro a queste cose... So ragazzi. Abbiamo un altro video dove parleremo di bisogni. Sì, bisogniamo. Perché poi giustamente se la sono presa con il primo della fila, perché tu ti fermi qua, ci hai ingannato anche a noi. Il primo ragazzo è stato ingannato, perché ha visto sta porta qua, scritto WC sopra, e ha detto questo è un bagno pubblico, ha bussato. Non ha risposto nessuno perché uno è impegnato, non è che ti può rispondere. Magari ha detto beh, aspettiamo che esce qualcuno. E quindi si è messo là che aspettava. Gli altri hanno visto che stava questo qua e ci c'era una porta, e questo sarà un bagno, e mettiamoci anche a aspettare. Alla fine è arrivato il portiere e si porta la porta. Si è portato via la porta e tutti ne sono rimasti lì di stucco e hanno picchiato il primo. Sì. Quando picchiato, noi poi abbiamo visto il seguito. È stato non abbiamo picchiato. Visto il seguito, non lo vedremo mai il seguito perché non c'è. Non c'è. Agevoliamo il terzo filmato. Vai Raffaele, sì. Raffo. Agevoli. Cioè, quello là con la macchina ultra... Ha voluto farlo sborro... Ultramoderna. Vabbè, però, la macchina ultramoderna. Lui poi ha aperto il cofano, lo sportello di dietro. Poi ha dovuto mettere il pacco in macchina, no? Poi ha dovuto chiuderlo manualmente. Quindi c'è solo il sensore per aprire. Esatto. Mentre quell'altro, con una Fiat Panda degna di profondo rispetto, è uscita la moglie che ha aperto il cofano, ha messo... L'amore. Quindi, e per dare uno smacco allo sborone di turno. Esatto, che, esatto. Quindi ricorda sempre che c'è qualcuno accanto a te che è messo meglio di te. Sì, con la Panda, sì. Quarto filmato, vai Raffaele. Ehi, vieni qua. Che sta facendo? La sa qui, là. Ehi, là qui, la cafa, di cafa. Ehi, fango a mamma. Di. Ma tu i sciaghe, si fa su, i sciaghe, scamai, catta facciami conto tu. Yeah, dove va? Ah, mo ce ne va, vai, ehi, gappa qui! Combattimenti! Ma dov'era? Nelle campagne di Cerignola? C'erano anche i canguri. Poi lascia sta, lascia sta! Abbiamo visto, c'è rimasto male il canguro, hai visto? Perché non ce l'ho aspettato. Certo. Aveva preso un cane, lo stava qua. Esatto. Arriva il padrone, giustamente. Ce lo lascia sta? Cioè, fatti sotto. Adesso il canguro ha detto, vabbè. Poi si è preso questo pugno e il canguro è rimasto un po'... Spiazzato. Cioè, mazza, mi ha dato. Ma sono buscata, mi ritiro a casa che mi hanno picchiato. Esatto, me. Va bene. Andiamo avanti? Sì. Mi sa che c'è l'ultimo filmato di oggi, dopodiché vi salutiamo. Guardiamocelo insieme. Yes.
E la si vede che ti dico che ancora no, è di concerto. Dico che prima la idea, eh? Che la prima che colo. Però, però, sta con la mia, cuidado! Non lo vada! Io sto cuidado! Se va lì, già sta qui. Già sta, buona, eh! E viva il to! E viva il to! Era te! Una volta si faceva così con le rane, cioè tu prendevi la rana dal, diciamo, da un stagno, e praticamente poi la tiravi su. Io qualche volta sono andato a prendere le rane, le tiravi su e poi dopo le rane poi magari ti scappavano e le dovevi inseguire, no? Sul terreno. Adesso abbiamo visto che ha visto la preda, l'ha puntata, ma la preda non era un animale, ma era una bella birra. Tre quarti di birra. Sì. E l'ha aperta con lo stile di un muratore, che solo un muratore ha quello stile nell'aprire una... Esatto, hanno uno stile tutto loro particolare. Non usano gli apribottigli, ma usano un malepeggio. Va bene. Bene, allora, abbiamo terminato la puntata di questo giovedì. Noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre live alle 15:30 su Nicandro.tv. Nel frattempo, quando volete, segnalateci materiale che poi vedrete in trasmissione. E noi ultimamente lo stiamo mischiando. Da settimana prossima torneremo a segnalarvi qual è il file che ci segnalano. Eh sì, infatti lo mettiamo in onda, però non l'abbiamo detto qual era. Ma abbiamo ricevuto le lamentele, ma quello l'ho inviato io, ditelo che l'ho inviato io. Va bene, e noi lo faremo. Problema. Dalla prossima puntata ve lo diremo, va bene, promesso. Bene, vi salutiamo, salutiamo anche Raffaella alla regia e niente, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti. Ciao a Leone.